Partiamo, ok, domanda 1 della prima manche, non si legge da qua, comunque la leggo io. Quante possibili combinazioni ha un lucchetto a 3 cifre? Puoi tirare anche la rossa, se no... Ma non va a memoria. Tre barattoli gialli abbattuti. Il problema è che hai dimenticato la combinazione 000. Il totale erano 1000. Quindi era il blu. La risposta esatta era blu. Quindi per ora meno 3. Adesso questi bound... I barattoli erano 4, non erano 3. Meno 4, esatto. Sempre livello 1, sì, tre domande di livello 1, quindi adesso giriamo la domanda e la vediamo qua. Qual è la capitale del Libano? Del Libano? Non lo so, non me la ricordo. Non l'avevo anche detto. Tel Aviv. Contano solo 5 barattoli rossi, comunque era Beirut. Era Beirut, sì. Quindi era Beirut? Ma sì. Pesca. Ultima pallina della prima manche, ultima domanda, pesca un bigliettino. Inquadriamo la domanda. Qual è la capitale dell'Australia? Un'altra capitale è uscita, ok. Io direi Canberra. No. Quale dici te, mamma? Allora, la capitale dell'Australia ti frega, perché tutti pensano che sia la più famosa di tutti, invece non è quella. Ah, io non so neanche quali sono le più famose, quindi. Ah, butta Sydney, non lo so. La rossa. Prova Sydney. La rossa. Niente, quella sono finite. Però che... Se è andata bene così perché era Canberra, avevi ragione tu. Quale sarebbe? Quale dici te? La cocciniglia. Ha colpito il rosso di rimbalzo. Peccato. Peccato, perché cocciniglia era la risposta esatta. Dalla cocciniglia si ottiene un colorante rosso, dalle altre tre, petrolio compreso, si ottiene un colorante blu. Dal petrolio si ottiene un colorante alimentare? Sì. Dal petrolio? Esistono dei coloranti alimentari a base di petrolio. Interessante. Ok. Facciamo che la crema è bella. Esatto. Allora, andiamo avanti con un'altra domanda di livello 2. Intanto erano 4 barattoli abbattuti, stavolta erano da meno 2, quindi meno 8, poi meno 9 di prima, meno 17, ancora sotto. Qual è la capitale della Nuova Zelanda? Ce l'hai con le capitali, non era ancora uscita nessuna di capitali, sono già 3 in una sola manche. Va bene, lei lo sa. Grazie, Vita.
brava. Allora qui sono, sono 4 per 6, 24 punti andati in positivo. 24 quindi più i meno 17 di prima, andate a più 7. Belli, guardare la domanda. Ultima. Ultima domanda di livello 2, esatto. Vabbè. Nel Vangelo di Marco si legge che Gesù prese 5 pani e 2 pesci e... Se nulla sai questo. No, non ce l'abbiamo ancora fatto questo. Abbiamo ancora fatto l'argomento. Per me li quindi la divise. Cosa potrebbe salvarti? Divise? No. Per me li moltiplicò. Posso dirglielo? Puoi dirglielo, eh. Li sommò non è esatto. Bravo, ma tu che cosa hai? Tu qua non ho capito niente. Tu hai detto li divise. Qual è quella giusta? Quella giusta era li divise, perché nel Vangelo proprio c'è scritto che li divise e che sfamò 5.000 persone. Allora tutti parlano di moltiplicazione. In realtà l'unica cosa che scrive l'evangelista è che li divise. Poi di moltiplicazione se ne è parlato dopo. Vabbè, perché ha mangiato intanto. Ma però devi fare il grado. Infatti è già di livello 2, è già un livello un po' più alto. Ultima domanda di livello 2. Ultima. Le tre età dell'uomo è... 4. Mi pare di aver capito che la verde non la riteniate la risposta corretta. Secondo me è un film di Monicelli, eh? Fermi qua? Tiri un'altra? Eh? Vuoi tirare anche l'altra? Adesso aspettiamo anche tu. Se vuole tirare, può ancora tirarne una, se vuole può tirare, se no vi do la soluzione e un punto per la pallina. Vuoi tirare? Hai detto che è un documentario di Alberto Angela e no, è un quadro di Picasso. C'è anche un quadro di Giorgione che si chiama Le tre età dell'uomo, però sono quadri. Allora, andando a sottrarre, quindi sono 6 abbattuti, quindi 12 punti, tornate sotto 0 a meno 5. Passiamo all'ultimo livello. Parte l'ultimo livello. Qual è la lingua ufficiale del comitato olimpico internazionale? Prova a dirglielo, io non ti dico niente, tu prova a dirglielo. Aspetta, cosa c'è scritto in quello giallo? Allora, latino, bene. Greco, francese, inglese. Non lo so. Secondo me è latino. 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 Latino, latino. Quindi vai su. Hai tirato? Ok, 0 punti e vi va bene perché era francese, la lingua di Pierre de Coubertin. Hai già tirato? Andiamo avanti con un'altra domanda di livello 3. Io pesco quelle in mezzo. La calendula che la sappiamo. Ah, che la sappiamo. Difficile. Nel livello 3 non ci sono capitali, quindi. Oh, beh. Di quale espressione artistica è esponente Ilana Yahab? Mamma, no, io non so
microfono è Yahab. Sì. Yahab. Yahab. Conosci? Forse so. Mi posso aiutare dicendo che anni fa faceva delle pubblicità? Non si vedeva lei, però si vedeva la sua arte. Allora, vedi come è andato? Potrebbe essere Milk Art? Milk? Non dovete chiederlo a me, dovete... Perché la pubblicità del latte. Era del latte. Non me la ricordo. Io provo giallo. Io dico rosso. Sono caduti anche dei blu. Sono caduti anche dei blu e vi è andata bene perché era la sand art, sono i quadri con la sabbia sui sulle lavagne luminose. Quindi avete abbattuto 3 barattoli blu e fa più 30 e ne avete abbattuti 1, 2, 3, 4 gialli. E totale quindi meno 12 più 30 meno 12 fa 18, eravate a meno 5 quindi è andata più 13, tornate in positivo. E qua avete un tiro secco direi perché avete finito le palline rosse, quindi qua un tiro solo, vediamo se saprete. Quale di questi dati non è inciso sull'asse del salto con l'astra? Coefficiente di piangere. No, aspetta, quale di questi dati non è inciso sull'asse? E qua emerge la mia natura da astista. No, non è inciso. Però chi non ha mai fatto salto con l'asta difficilmente può averlo sentito da qualche parte. Quindi la rossa? Sì. Avete un tiro, ultimo tiro della partita. Siete a quota 13, no. E rimanete a quota 13. Rimaniamo a quota 13. E comunque era lo spessore che non è contemplato nei dati incisi sull'asta. Quindi rimanete a quota 13.